piazza ieri pensava di aver vinto dopo l'annuncio di Abdel Aziz Bouteflika di non ricandidarsi per la quinta volta consecutiva alla presidenza dell'Algeria. Ma nel messaggio alla nazione dell'anziano presidente al potere dal 1999, due passaggi hanno riacceso la protesta dei giovani algerini: il rinvio del voto previsto il 18 aprile e il prolungamento dell'attuale mandato di Bouteflika fino al termine di una conferenza nazionale da convocare per una riforma politica e costituzionale. No ad un quarto mandato prolungato, hanno gridato i giovani che oggi ad Algeria hanno contestato Bouteflika, il quale di fatto ha congelato le elezioni per rimanere al comando con il sostegno dei militari, il vero potere forte dell'Algeria. Non accettiamo un prolungamento del mandato, ha sostenuto questa giovane algerina con tono deciso. Ha cercato di salvare il suo quinto mandato estendendo il suo quarto mandato e rinviando le elezioni. Questo è inaccettabile, ha aggiunto un altro giovane. Le manifestazioni in Algeria vanno avanti dal 22 febbraio e non accennano a placarsi. Infatti, venerdì ad Algeri e sabato a Parigi sono previste nuove mobilitazioni per chiedere le dimissioni immediate di Bouteflika.